Lunedì 27 maggio ci ritroviamo come di consueto all'appuntamento di approfondimento sui temi della sostenibilità. Buongiorno e ben ritrovati a voi, buongiorno e ben ritrovato a te Fra Italo. Ben trovato anche a te Tony e un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ormai da tantissimo tempo siamo al 27 maggio, al termine di un mese che per la sostenibilità è stato un mese molto molto ricco di tantissimi eventi importanti che credo abbiano lasciato il segno. Credo sia anche il momento di fare il punto della situazione su questo. Sì, sì, lo abbiamo detto già nelle puntate precedenti, come questo mese diventa un po' un punto nevralgico e forse un po' anche uno spartiacque, appunto, cadendo quasi a metà anno tra quello che si è fatto e quello che siamo ancora in tempo a fare su un anno solare per poter essere più rispettosi dell'ambiente in cui viviamo, perché abbiamo avuto modo di comprendere proprio attraverso la regola della sostenibilità quanti sforzi si stanno mettendo in atto per tutelare il pianeta, ma quanto lavoro c'è ancora da fare. Per cui siamo felici di aver dato voce a tante buone pratiche che ci stanno indicando la strada giusta da percorrere, ma siamo anche consapevoli che il lavoro da fare è tanto. E questi festival, questi momenti servono proprio a tenere il polso della situazione per farci lavorare di più e meglio. Ognuno nel proprio ambito, come ci dicevamo l'altra volta, perché ognuno ha un settore di vita in cui può essere efficace in questo tipo di cambiamento. Abbiamo visto la scorsa settimana anche questi fatti degli sciampi, dei prodotti che possono aiutare veramente ognuno a casa propria, nella propria routine, ad essere meno assassino dell'ambiente. Eh sì, l'abbiamo detto tante volte, non ci stanchiamo di replicarlo, sono piccoli gesti, se vogliamo quasi impercettibili, però moltiplicati per 8 miliardi di persone, quante siamo quelle che oggi abitano il pianeta Terra, che quotidianamente fanno dei gesti come lavarsi, mangiare, piuttosto che lavorare attraverso strumenti o mezzi che poi, se non correttamente riusati o riciclati o riparati, le 3R, no, per tutelare il pianeta, possono inquinarlo. Per cui l'impegno di ognuno di noi, per quanto piccolo, è fondamentale. Sì, e venendo al primo, diciamo, dei momenti di cui vogliamo parlare oggi, parliamo della giornata mondiale della biodiversità che si è tenuta il 22 maggio, giornata in cui c'è stato un report interessante che un po' ha bacchettato l'Italia, perché siamo andati un po' a vedere quelli che sono poi i termometri naturali che indicano che cosa sta succedendo di buono o di male per capire come va il clima e l'ambiente, e purtroppo alcune specie protette in Italia sono andate diminuendo e l'Italia, che aveva in realtà dei paletti messi, non è stata proprio coerente. Quindi attenzione, perché perdendo queste creature preziosissime non solo mettiamo a rischio un ecosistema, ma anche ci iniziamo ad accorgere che qualcosa non va. Eh sì, e poi a proposito dei grandi appuntamenti che si sono succeduti in queste settimane appunto con a tema la sostenibilità e mantenendo fede ad un impegno reciproco che ci eravamo presi con il direttore del Sole 24 Ore, pregherei la regia di provare a contattarlo telefonicamente, perché il direttore sta facendo rientro da Trento, dove appunto si è svolta la 19ª edizione del Festival dell'Economia. Economia e ambiente, economia e sostenibilità sono temi che ormai sono sempre più intrecciati e provano a disegnare l'orizzonte verso il quale ci stiamo muovendo. In attesa di avere notizie dalla regia in merito a questo collegamento, dicevamo, il direttore è in viaggio, per cui è in auto, sicuramente ce lo avremo solo al telefono, nella speranza che ci sia rete, no? Esatto, sì. In attesa di questo collegamento vi anticipiamo quelli che saranno i temi e i protagonisti della puntata di oggi. Nella seconda parte, secondo blocco, come diciamo tecnicamente, noi avremo un collegamento con Monsignor Felice a Crocca e parleremo di giustizia sociale con lui. Poi, come di consueto, ci avvantaggeremo del prezioso contributo della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che ci ha accompagnato lungo questo viaggio tutto l'anno
lungo il viaggio della regola della sostenibilità e come altrettanto di consueto chiudiamo con una buona pratica e nel caso specifico oggi torneremo a Matera, città dei Sassi, dove alcuni mesi fa intervistavamo Mariella Stella di Casa Natural, Matera capitale della cultura europea nel 2019, sta rivivendo un momento di grande fermento culturale. Oggi sentiremo Uccio Santochirico tra i promotori della festa del bene comune. Però se non ho capito male dalla regia mi dicono che il collegamento telefonico è pronto, per cui saluto il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e lo ringrazio per essere di nuovo con noi. Io ringrazio voi per l'invito, eccomi qua. Buongiorno, buongiorno direttore, ben ritrovato, come l'altra volta in studio ci siamo io e Fra Italo Sant'Agostino, curiosi di sapere com'è andata questa 19ª edizione del Festival dell'Economia. Lo posso riassumere in due battute, la prima è un aggettivo formidabile, la seconda è un numero. In quattro giorni hanno partecipato ai tanti eventi che ci sono stati a Trento 40.000 persone e quindi il bilancio è di straordinaria soddisfazione, anche perché credo che sia servito a centrare quello che era l'obiettivo del festival. Quest'anno abbiamo scelto il titolo Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo, perché siamo di fronte a tante incertezze. Ecco, certamente io credo che finito il festival si possa dire che è stata un'occasione per l'appunto formidabile di aumentare il tasso di conoscenza su tanti fronti, e aumentare il tasso di conoscenza è fondamentale per aumentare anche la consapevolezza delle scelte da fare affinché non ci siano scelte che fanno in pochi sulle spalle dei molti che poi ne subiscono le conseguenze. Direttore, riflettevamo spesso che il tema della sostenibilità è veramente trasversale, quindi abbatte addirittura a volte anche quelle piccole distanze che può creare una differenza di religione, di culto, ma anche di provenienza sociale, estrazione sociale. Queste 40.000 persone, che sogno in comune hanno avuto secondo lei in questo evento, tanto da radunarsi e da correre? La sete di conoscenza. Oggi noi viviamo un'epoca che per definizione quasi è un'epoca di superficialità, la superficialità delle televisioni commerciali, l'overdose, il sovraccarico di notizie della rete internet. Su internet tante notizie e poche conoscenze, perché c'è davvero troppo per il tempo di ragionare, e infine anche la superficialità di strumenti come i social e anche lo smartphone. In comune queste 40.000 persone che sono passate per Trento e anche tutti quelli, davvero tanti, ancora non ho il numero, che si sono collegati in streaming, ecco, il tratto comune è la voglia di capirne di più, di capire e di soppesare vantaggi e svantaggi di ogni scelta per poi andare a scelte ragionate. Direttore, è sempre un piacere parlare con lei, perché nonostante stiamo parlando di temi importanti e di sfide, se vogliamo, molto grandi, dal suo tono di voce io percepisco sempre un certo ottimismo. Ecco, la domanda che vorrei farle, nonostante le sfide importanti che ci attendono, abbiamo ragione di poter essere ottimisti grazie proprio a quella conoscenza che può generare la giusta consapevolezza per affrontarle queste sfide? Io sono per natura ottimista e nonostante tutto non smetto di esserlo. Certo che oggi c'è soprattutto una grande incertezza, che è l'incertezza che deriva dalla geopolitica. C'è un crescendo di tensioni a livello internazionale a cui è difficile far fronte, e siccome queste tensioni possono facilmente scappare di mano e sfociare perfino in una guerra
a tutto campo che sarebbe una guerra atomica, beh, bisogna starci molto, molto, molto attenti prima che sia troppo tardi. Per questo chi ha la testa la usi, occorre usare parole di pace e fare di tutto affinché non si scateni un'escalation di cui prezzo lo pagheremmo in molti, e un conto sono i pochi che possono creare le condizioni per scatenare una guerra, ma che poi non ne subiscono le conseguenze, e un conto sono i molti a cui una guerra atomica sconvolgerebbe la vita, e di tutto c'è bisogno fuorché di questo. Direttore, ci sono stati tanti ospiti, sicuramente il contributo di ognuno è stato di grande spessore, però vorrei farle una domanda personale. Lei ci può riportare qualcosa che effettivamente l'ha colpita, l'ha sorpresa e che può essere un messaggio veramente importante per tutti noi che non abbiamo potuto partecipare? Mi ha colpito la disponibilità di Papa Francesco, che ha mandato un messaggio che ho letto personalmente in apertura del festival il giovedì scorso. È stato un messaggio che quasi mi ha commosso, che ha colpito molto tutti quelli che erano presenti, e per l'appunto è stato un messaggio nel nome della sostenibilità, del dialogo, della pace. Grazie, grazie direttore, ci auguriamo tantissime altre edizioni del Festival dell'Economia, anche perché, ecco, sulla scia delle sue riflessioni, quanta buona e sana economia può generare la pace. Spesso quando si parla, no, anche chiacchierando in maniera leggera, si dice le guerre si fanno per ragioni di economia, ma l'economia, un'economia sana, importante, che può consentire uno sviluppo orizzontale, è proprio un'economia di pace, incentrata sulla pace, per cui ci auguriamo che anche momenti come il Festival dell'Economia, appunto, siano un'ulteriore voce che possa costruire, aiutarci a costruire la pace di cui tanto abbiamo bisogno. Grazie a voi per la disponibilità e lo spazio che mi avete concesso. Siamo noi a ringraziarla, la salutiamo, ne approfittiamo per augurarle buon viaggio di ritorno, di rientro in sede, e buon lavoro, e quindi arrivederci alla prossima, a risentirci in questo caso. Ecco, ringraziamo ancora il direttore e soprattutto risottolineiamo la presenza di Papa Francesco in questo evento. Vediamo che Papa Francesco è una voce presente in tanti ambiti, sia nel campo, abbiamo visto, del G7, in particolare sull'intelligenza artificiale. Il Papa ha parlato ai bambini poco tempo fa, e vediamo che la voce del Papa è una voce molto amata ultimamente, sì, accolta. Abbiamo, sì, visto il dialogo con Benigni e l'ammirazione che anche Benigni ha rivolto al Papa, e quindi è il messaggio francescano che continua a ispirare e a portare la bellezza di una vita che è pacifica, poi sostanzialmente. Anche da questo punto di vista, Fra Italo, il nostro programma è stato un po', come dire, una sorta di sintesi di tutto quello che dici. La leggiamo in maniera particolare, non soltanto nel titolo, ma anche nel sottotitolo, che recita, come possiamo leggere, da Francesco a Francesco, indicando appunto Francesco d'Assisi da una parte e Papa Francesco dall'altro. E quindi, ecco, questa la bella intuizione del nostro responsabile Fra Nicola, a cui va un pensiero di ringraziamento per aver voluto questo programma. Noi ora ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi, come anticipato, ritorniamo in compagnia di Monsignor Felice Accrocca per continuare a parlare di giustizia sociale. Carissime e carissimi, bentornati alla regola della sostenibilità. In questa seconda fascia di approfondimento francescano abbiamo con noi, e diamo il benvenuto immediatamente, a Monsignor Felice Accrocca. Buongiorno Eccellenza. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti coloro che sono collegati con noi.
Padre Felice, abbiamo appena ascoltato il racconto del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, di ritorno dal Festival dell'Economia, in cui ha voluto condividere, ecco, questo come qualcosa che l'ha colpito molto, il messaggio di Papa Francesco, che appunto è intervenuto sulla questione dell'economia con un suo saluto alla sua presenza. Quindi i francescani, perché Papa Francesco è un francescano in piena regola, contribuiscono all'economia e alla giustizia sociale. Oggi volevamo parlare un po' di questo, come Francesco e i francescani poi nel loro corso della storia abbiano potuto in qualche maniera portare una parola, un messaggio, una testimonianza nel contesto di quella che è chiamata la giustizia sociale. Beh, diciamo che hanno scritto una pagina di straordinaria importanza, perché tutta la riflessione sull'economia, per esempio sui prestiti e su quello che è l'interesse che un prestito può generare, ha avuto origine da teologi francescani. Alla fine del 200 un francescano provenzale, che è stato maestro poi soprattutto degli spirituali italiani, cioè Ubertino da Casale, Angelo Clareno, che si rifanno molto appunto all'insegnamento di questo provenzale, cioè di Pietro di Giovanni Olivi. Ecco, Olivi riflette molto, fa un trattato proprio sui prestiti e sulle usure, e l'insegnamento di Olivi sarà centrale nella riflessione di Bernardino da Siena. Tutta la riflessione economica di Bernardino da Siena è basata sull'opera di Olivi, e dobbiamo capire quello che è stato il ruolo dei francescani, direi straordinariamente importante, perché nella riflessione, diciamo così, nel pensiero medievale non era consentito alcun interesse, potremmo dire, ogni minimo interesse preso sul denaro a prestito veniva considerato usura. E chiaramente l'usura era colpita da leggi severissime, per cui i cristiani, diciamo così, erano diffidati dal fare prestiti. Si capisce che si sottometteva poi, da chi si andava a chiedere i prestiti? Da qualcuno. In effetti molti li facevano sotto banco, perché poi gli stessi che colpivano con leggi severe gli usurai erano quelli che degli usurai avevano bisogno, i re che combattevano continue guerre, a volte gli stessi papi avevano bisogno di denaro. Insomma, cosa succedeva? Che i cristiani andavano a chiedere denaro a chi ne aveva e a chi non gli interessava in fondo essere colpito da scomunica, perché era fuori del corpo della cristianità. Gli ebrei in questo senso erano molto attivi nel campo dell'economia, anche perché, poveretti, sapendo che spesso venivano cacciati e i loro beni venivano confiscati, loro non investivano molto nei beni immobili, case, campi. Se sei cacciato non puoi portarteli dietro, ma sulla ricchezza mobile che potevano eventualmente trasferire con più facilità prima ancora che venissero espulsi da una terra, da uno stato. Quindi loro erano molto attivi in quel campo. Ecco, la riflessione dei frati costituirà appunto un momento importante, perché loro teorizzeranno che quel minimo interesse, un tasso piccolo di interesse, non un tasso esorbitante, era comunque necessario per pagare i costi che comunque cadevano su colui che prestava denaro e sulla manodopera che questo comportava, i contabili, eccetera, eccetera, e anche per ripagare onestamente il loro lavoro. Quindi un tasso minimo di interesse era non solo, diciamo così, legittimo, ma anche auspicabile per evitare danni grossi e ulteriori, per evitare che i cristiani finissero, che la gente finisse in mano agli usurai. È da lì che nasceranno poi i cosiddetti monti di pietà, e poi saranno all'origine delle banche, che sono un'invenzione dei francescani.
Ne parlavamo proprio la scorsa settimana, e a questo proposito, ecco, io personalmente facevo questa bella scoperta. Esatto, però Padre Felice, non c'è un piccolo tipo controsenso in questa cosa, perché i francescani, che comunque da una parte sotto l'indicazione di Francesco devono mantenersi lontani dal mondo del denaro, a un certo punto iniziano addirittura a dare questi tipi di consigli. Come la conciliamo questa cosa? Ma è come la conciliamo, è chiaro che già nel 200 i frati stessi si troveranno in difficoltà, perché si capisce bene che un ordine che ancora vivente Francesco aveva raggiunto le migliaia di membri, come può stare senza, diciamo così, il maneggio del denaro? Alla fine diventa difficile, per cui si continuano a chiedere deroghe o trovare escamotage per superare l'ostacolo. Se si vuole, una contraddizione di per sé c'è, è chiaro. Al tempo stesso, per evitare che questa contraddizione non vi fosse, ci sarebbe stato bisogno che il francescanesimo rimanesse un piccolo gruppo. Cioè, quando si resta con un numero molto ridotto, allora si fa una vita davvero dura, e quella stessa vita dura diventa, come dire, il setaccio delle motivazioni. Cioè, chi si avvicina a quella proposta così radicale, così ardua, direi così selettiva, finché si è in pochi le motivazioni restano alti, perché quando si comincia a diventare molti, quando ad una proposta religiosa arride il successo, ecco che, come si dice, tutti vogliono saltare sul carro del vincitore. Questo è vero a livello politico, i voti che si spostano, no, a seconda di chi comanda. E è vero anche per certi aspetti, perché la Chiesa è un organismo che è divino, umano, alla fine ci sono anche dei meccanismi umani, che, e quando il numero si alza, ma le strutture si moltiplicano. E come si fa a non maneggiare denaro? Come si tiene la manutenzione dei luoghi? È vero che all'inizio a lavorare erano molto spesso i frati stessi, cioè quelli non sacerdoti in particolar modo, che hanno mantenuto economicamente l'ordine. Ma è anche vero che quando si diventa tanti, i conventi si moltiplicano, le strutture, i frati cominciano a studiare, hanno bisogno di libri. C'è stata un'evoluzione che di per sé è stata in parte nell'ordine delle cose. Di per sé ha costituito anche una serie, cioè ha richiesto una serie di deroghe a quelle che erano le intenzioni di Francesco. Cioè Francesco aveva la sua intenzione, ma al tempo stesso la storia premeva in un'altra direzione. E forse se il francescanesimo è giunto anche fino a noi è stato proprio per questo adattamento progressivo. Certo, non sono mancate le riforme, il desiderio. Voi cappuccini siete frutto di una di queste, di un desiderio di tornare all'origine. Ma anche se si guardano la vostra storia, un conto è quello che si dice nelle prime costituzioni, ordinazioni capitolari di Albacina, un conto è quello che si dice già poi, 7 anni dopo, nelle prime costituzioni del 1536. Cioè la storia poi richiede una serie di adattamenti ai quali bisogna in qualche modo sottomettersi. Esatto, quindi abbiamo sempre una necessità comunque di fare i conti con ciò che abbiamo tra le mani. Forse l'immagine più bella che oggi ci hai lasciato, Padre Felice, con la quale vogliamo anche salutarci ponendola come un punto interrogativo, è proprio questa del setaccio, il setaccio delle motivazioni.
Ecco, ognuno magari oggi può mettersi dentro questo setaccio e vedere un po' se passa o meno, sempre per purificarci di più rispetto a quelli che sono i nostri valori, a quello che porta avanti la nostra vita. È chiaro che occorre sempre, come dice, no, rimetterci in discussione, ricercare le motivazioni profonde, altrimenti ci si può anche facilmente arrangiare in una vita un po' comoda e borghese, e questo è contro non solo le intenzioni di Francesco, ma contro la spiritualità francescana tout court. Grazie, grazie eccellenza, è sempre un piacere. Grazie. E condividere con lei le sue riflessioni, condividere con il pubblico che ci segue da casa. Noi è giunto il momento di salutarci, per cui le auguriamo un buon proseguimento di giornata. Prima di restituire tanto a voi, buona giornata. Grazie. Prima di restituire la linea alla regia, vi ricordo che ci ritroviamo con la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo per lo spazio dedicato a loro. Grazie Tony e grazie Fra Italo e benvenuti a tutti nel nostro spazio gestito dalla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Qui c'è Giuseppe e Anna Paola che salutiamo. Ciao, benvenuti. Tutti. Buongiorno. Grazie. Eccoci. Oggi vi raccontiamo un qualcosa di cui andiamo fieri. È una nostra un'iniziativa che aspettiamo di anno in anno. Quest'anno siamo alla terza edizione. Prego la regia di mandare la locandina di questo terza edizione. Ecco, qui ci fa mandare le foto velocissime e poi ve le facciamo vedere per bene. Eccola qui. Stiamo parlando del trekking ecobiblico. Trekking ecobiblico 2024 è la nostra terza edizione. Di che si tratta? Vi raccontiamo un po' la genesi di questa nostra esperienza. Qualche anno fa abbiamo visto una locandina di un trekking ecobiblico. Siamo andati ad iscriverci, ma siamo rimasti abbastanza male, siamo rimasti a bocca asciutta perché ci dicevano posti esauriti. E allora ci siamo detti, ma perché non organizzarlo noi? Perché non pensare di riproporre sul Gargano, con questa natura splendente, con queste bellezze così ridondanti, perché non riproporre un'esperienza di trekking ecobiblico? Cioè un'esperienza in cui si cammina, si sta a contatto con la parola di Dio, ma non solo con la parola di Dio, anche con degli spunti, quindi biblico, ma anche con degli spunti di natura ecologica presi per esempio dalla letteratura, presi dalla poesia, presi da vari ambiti del sapere, anche dall'arte in generale, e che ci possano far assaporare l'idea di questa ecologia integrale, no? Così abbiamo chiesto aiuto a degli esperti, a quelli che di solito lo organizzavano, che sono il padre Hermes Ronchi, che è un famoso teologo che forse qualcuno di voi avrà già sentito, no? Un teologo che scrive, ha scritto per ha curato tante rubriche per Avvenire, scrive tanti commenti al Vangelo, e la professoressa Marina Marcolini. Li abbiamo interpellati, abbiamo chiesto loro di darci una mano e con sorpresa abbiamo scoperto che loro non solo ci hanno dato una mano, ma sono venuti a guidare il nostro primo trekking ecobiblico. Adesso chiederei, eccolo qua, ecco qui c'è padre Hermes, la professoressa Marcolini in questa foto non si vede, però eravamo qui, abbiamo iniziato nel 2022 questa avventura. È stato bellissimo perché, per tante ragioni. La prima perché eravamo insieme, perché eravamo fuori dal Covid, era l'estate, era la primavera del 2022, la primavera avanzata del 2022, eravamo fuori dal Covid, avevamo una grande voglia di liberarci da tutte quelle costrizioni e cancellare quell'incubo che è stato il Covid. E per cui abbiamo iniziato a camminare per i sentieri intorno a Monte Sant'Angelo. E facevamo base in una casa appunto vicino a Monte Sant'Angelo e poi facevamo delle passeggiate con degli spunti di natura biblica e di natura ecologica offertici dalla professoressa Marcolini. Padre Franco, come vedete in questa foto, è venuto a trovarci, non ci ha fatto mancare neanche in questo momento la sua presenza. Abbiamo celebrato la messa all'aperto tutti i giorni, ecco, si vede in questa foto molto suggestiva. Bella. È stato veramente sono stati veramente dei momenti di grazia, sì, in cui abbiamo scoperto
come persone che quasi non si conoscevano potevano stare bene insieme e volersi bene, perché erano accomunate da questo elemento grande che ci sovrastava, che ci compenetrava, che era la natura. Finita questa avventura, siamo tornati a casa con un'idea fissa in testa, giusto? Sì, mettere mano alla successiva edizione del trekking ecobiblico a un anno da lì, quindi eravamo già proiettati all'anno successivo, così infatti è successo, ci siamo messi all'opera e a maggio 2023 siamo approdati alla terza edizione del nostro trekking ecobiblico, e spostandoci questa volta, rimanendo sempre sul Gargano, ma cercando una nuove location, nuovi percorsi da contemplare, su cui camminare, e questa volta ci ha fatto da guida un sacerdote salentino, Don Ciro Savino, che all'inizio un po' scettico, dopo ha voluto è rimasto folgorato anche lui da questa esperienza. Per l'anno 2023 abbiamo scelto come tema l'acqua e la vita, e proprio per accompagnarci nella contemplazione di questa tematica abbiamo scelto come tracce di passaggio, come soste, ecco appunto il nostro bellissimo lago Varano e il torrente Romondato, che ci hanno regalato veramente degli scenari paradisiaci e delle atmosfere che ci hanno spostati proprio, ci hanno proiettati in un'altra dimensione, pur restando fisicamente in uno stesso posto. Abbiamo avuto anche questa volta l'opportunità di celebrare le messe ogni giorno all'aperto, e una messa suggestiva è stata davvero quella al tramonto sul lago. Questo. Che è proprio questa immagine, ecco, Instagram prende, ed è stato qualcosa, davvero abbiamo ritrovato la presenza di qualcosa di soprannaturale in mezzo a noi. E dobbiamo dire che con Don Ciro Savino, ecco, anche Maria Stella ci ha aiutato ad entrare nella contemplazione del creato. Sì, abbiamo parlato del senso proprio del camminare, sì. No? Che ecco, infatti in questa immagine si vede, no? Abbiamo parlato proprio del senso del camminare facendo delle soste e ragionando proprio non solo su quello che è il cammino dal punto di vista biblico, no? Don Ciro ci ha aiutato il cammino, le attese, ma anche i dubbi, no? La confusione che sicuramente avrà preso gli apostoli, ma appartiene a tutte le esistenze umane, appartiene sì. all'esistenza di ogni uomo, no? Ma il senso del cammino anche dal punto di vista proprio umano, no? Camminare significa avvicinarsi lentamente ad un posto, e quindi non come siamo di solito abituati a vedere dal finestrino di un'auto, no? Il paesaggio ci passa velocemente a fianco, invece no, avvicinarsi e far quello che prima era lontano diventa sempre più vicino, no? E poi hai la consapevolezza che quello che tu stai attraversando c'era prima e ci sarà dopo di te, sì. E che quindi tu non sei così importante e questo è una bellissima lezione di sì. umiltà, no? E l'abbiamo imparato senza grandi discorsi, senza grandi meditazioni, no? Stavamo lì e vedevamo l'alternarsi del giorno e della notte, il passare delle ore, il cambiare dei profumi e dei colori. E vedete questa foto che la regia sta mandando, è proprio sul letto del torrente Romondato, no? Quello è di solito quando piove, quello è acqua, cioè c'è il fiume, il torrente Romondato. In questo momento in cui siamo andati noi non c'era, e noi eravamo quasi sotto le radici degli alberi, no? Si vedeva proprio il tronco dalla base, e abbiamo proprio visto come ci siamo sentiti parte della natura, incorporati in questa natura.
In più tutto questo, come sempre, è stato condito da tanti momenti di fraternità. Ecco, questa è la messa celebrata all'interno del letto del torrente Romondato. No? Qualcuno ci ha detto: avete reso sacri questi posti che sono i miei posti del cuore. No? La guida che ci accompagnava ci ha detto proprio questo. Io vengo su e giù, vado e vengo da questi posti in continuazione, però voi celebrando la messa avete reso sacri questi posti. No? Ed è bello che sapere che il Signore è sceso, è arrivato anche in questi posti, e tutta la creazione, tutto quello che c'era lì, che vi posso assicurare era tantissimo, dalle rocce intarsiate agli insetti, alle foglie, alle specie, alle essenze vegetali, era tanto, tutto pregava, tutto diventava, tutto era innalzato sull'altare insieme all'ostia. E anche questa volta è finita, anche l'anno scorso è andata, ecco, questo è il saluto. Anna Paola appunto ci distribuiva i ricordini, che erano una piantina di girasole da custodire e far crescere con cura. Infatti è cresciuta. A qualcuno è addirittura fiorita. E siamo all'edizione 2024. Quest'anno abbiamo cambiato un po' il periodo, cioè siamo andati a finire al primo weekend di luglio. Non vi diciamo tanto, nulla. Non svegliamo. Non svegliamo. Sarà un percorso ovviamente all'ombra, sicuramente non sarà. Troppo. Se la regia ci rimanda la locandina, la ringraziamo. Sarà un percorso all'ombra e un percorso nella foresta umbra, eccolo qui, all'interno del Parco Nazionale del Gargano. Vedrete questa locandina in giro per i social e dappertutto, e ci sono dei numeri telefonici ai quali potete chiamare per prendere informazioni. Speriamo che possiate essere dei nostri, perché questa esperienza a noi è piaciuta tanto e sarebbe bello, ci piacerebbe anzi condividerla. Sì, grazie se siete arrivati fin qui, vi ringraziamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Sì. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. È il momento della nostra puntata dedicato alle buone pratiche. Come vi anticipavamo in apertura, abbiamo in collegamento con noi Uccio Santo Chirico di Tessere, Festa del Bene Comune, che si è celebrata questa festa il weekend appena concluso a Matera, Città dei Sassi, già capitale europea della cultura nel 2019, che sta vivendo un fermento socioculturale molto bello e importante che noi stiamo seguendo da vicino, anche perché fra Italo la Festa del Bene Comune ha previsto tanti appuntamenti legati al mondo della sostenibilità, e quindi chiediamo a Uccio di parlarci di questa bella manifestazione. Intanto lo salutiamo. Buongiorno a tutti, ciao Toni, ciao Italo. Sì, grazie innanzitutto per la vostra sensibilità e lo spazio che ci state donando. Come raccontavi, abbiamo vissuto 3 giorni intensi di eventi tra cultura, attivazione di comunità, esercizi civici, che hanno avuto a cuore il tema della partecipazione e della cura. E per, diciamo, come sintesi, come collante tra questi due elementi chiave, c'era la questione della sostenibilità, non solo ambientale ma anche quella sociale, ma anche appunto quella legata un po' agli aspetti culinari, perché i prodotti che abbiamo utilizzato in alcuni momenti erano tutti provenienti da, diciamo, o lavorazioni al chilometro zero, con, insomma, in tutti i rispetti dei lavoratori, oppure, insomma, provenienti da una esperienza della bottega solidale, ecosolidale. Quindi, insomma, è stato anche questo un elemento chiave, Toni. E no, perché voglio dire, dopo tanto lavoro uno ha pure diritto di mangiare cose buone. Esattamente. Sì, assolutamente sì. Diciamo, abbiamo iniziato venerdì sera, come vediamo nel programma, con un super evento, una mega festa in un santuario della Palomba, alle porte di Matera, dove ci sono i frati minori, che hanno animato insieme a tanti altri ragazzi, anche delle scuole o altri artisti locali, e poi anche con degli esperti
come Sabrina Bonomi, Emanuele Curti, Mariella Stella e Rossella Tarantino, che hanno diciamo, accompagnato un talk legato al bene comune, cioè come si può fa essere costruttori di bene comune. Hai capito fra Italo fino... perché mi mordevo le mani per non esserci stato? Ora sì, tra le righe ho intuito i tuoi secondi fini. No, mi riferivo a questo programma così ricco e così bello e alle belle persone che lo hanno animato. Esattamente, un programma molto vario, soprattutto che ha coinvolto veramente a 360 gradi sia un po' il territorio ma anche le realtà della zona, giusto? Ci parli un po' anche di chi ha partecipato? Sì, allora l'idea è nata diciamo dall'animatore di comunità del progetto Policoro Luca, che nella sua programmazione annuale aveva inserito questa idea di poter fare una festa legata al bene comune, non tanto ai beni comuni, quindi al bene e all'azione, no? Al voler far bene, no? E allora ci siamo un po' guardati attorno e il processo ci ha portati a riconoscerci con tante realtà, singoli cittadini, ma anche associazioni, imprese sociali oppure realtà del mondo del profit che si sono messe a disposizione tipo per fare comunicazione, grafica, come Ego 55 per esempio. Ma la cosa bella è stata che poi a un certo punto nel... fare questo processo di incontri che è iniziato 2 mesi fa, abbiamo deciso di non mettere le sigle delle realtà della quale facciamo parte, ma utilizzare questo nome che sia un, diciamo, un verbo, il fatto di tessere delle reti e sia ci fa sentire parte di questo mosaico, essere tessere di una comunità, no? E allora che cosa è successo? Che le realtà sono diventate più di 40, poi i cittadini altrettanti. Nelle 3 giornate abbiamo quantificato, non perché i numeri siano importanti, ma perché è stato fondamentale capire la contaminazione che ha generato. Abbiamo contato più di 600 persone che hanno partecipato nei vari momenti. Dopo il talk, anche il sabato mattina, è avvenuta un'esperienza molto particolare nella città di Matera. E da questo punto di vista possiamo dire delle cose molto importanti, tipo che le realtà che si sono autocoinvolte hanno sposato questo processo, questa idea di lavorare sulla partecipazione attiva dei cittadini e sul concetto di cura, hanno fatto in modo che accadessero contemporaneamente sabato mattina a Matera in 10 punti diversi della città quelle che abbiamo chiamato 16 gocce, e cioè 16 esercizi di attivazione civica. C'era dell'arte, quindi della musica, oppure degli esercizi di creatività, oppure dello sport, oppure dei giochi nuovi, oppure delle installazioni artistiche fotografiche che riprendevano alcuni elementi e posti chiave della città. E questo è successo sia nella periferia che nel centro di Matera. E per noi questa è stata proprio un'esperienza del possibile, cioè di cosa è possibile generare al sud, cosa è possibile che ai cittadini possono fare, che esperienza di cambiamento si può generare sul territorio. Ecco, ci portiamo proprio questo significato importante. E poi un altro momento cardine, diciamo, della giornata di sabato sono stati dei momenti culturali legati uno a una presentazione di un libro sui cambiamenti climatici e l'altro è stata un'esperienza che si è attivata grazie appunto a Gian Paride, che è un frate della comunità dei minori, che è cappellano del carcere, che ha attivato un'associazione che fa volontariato in carcere, e nel sabato pomeriggio è stato presentato pubblicamente il secondo numero della rivista Scatenati, che appunto racconta le esperienze di ponte tra dentro e fuori il carcere con il resto della città, e c'è stata una bellissima partecipazione. La sera del sabato c'è stato un teatro molto partecipato con lo IAC Andrea e Nadia, che hanno portato in scena alcune delle storie, diciamo, riferite agli animali, che però raccontano delle esperienze umane, no? Quella dell'invidia, quelle della collaborazione, quella della competizione, no? E della cooperazione. E poi un altro momento chiave è stato quello di ieri mattina, di domenica, dove sono stati i nostri ospiti, eravamo nell'altra periferia di Matera, quella sud, uno spazio comunale bellissimo, ed c'erano più di 120 persone. Abbiamo parlato di cosa significa trasformare i luoghi, e l'abbiamo fatto con un ospite importante, con degli ospiti importanti, cioè Don Antonio Loffredo delle Catacombe di San Gennaro di Napoli, questo sacerdote che è nel Rione Sanità in
diciamo, in un luogo diciamo, emarginato e diciamo, etichettato per quello che era, ora è diventato un segno di cambiamento. Loro ci hanno raccontato, ecco, come vediamo in foto, delle esperienze significative di cambiamento che sono state per noi trasformative, perché ci hanno raccontato sia, insomma, cosa ora è successo e cosa fanno e che cosa significa questo cambiamento in termini di lavoro, di opportunità per i giovani che restano o che possono fare sport in sacrestia oppure che fanno appunto musica e teatro, tantissimo, il ruolo dell'arte e della cultura in tutto questo. Guarda, Uccio, e che cosa io ti devo fare i complimenti. Non soltanto veramente sinceri e sentiti, non soltanto per la mole di lavoro che avete messo a terra in questi giorni, ma davvero anche per la tua capacità di restituirci quello che avete realizzato e vissuto in maniera così chiara, precisa e dettagliata. Ci tengo però, prima di arrivare poi troppo sotto ai saluti finali, perché purtroppo il tempo in TV è così, si vaporizza, sì. Ci tengo anche a sottolineare il fatto che tutte le realtà che hanno animato questa festa del bene comune con questo nome così intelligente, tessere, è un impegno non sporadico ma quotidiano. Infatti tu proprio in questo momento sei alle prese con il tuo lavoro di sostenibilità sociale, di inclusione sociale, di cui ti pregherei di farci cenno, ecco, prima di salutarci. Sì, anche visto che siamo in chiusura, Uccio, non so se sei solo, magari c'è qualcuno che voleva anche salutarci con te. Ok, provo a chiamare i ragazzi, non so se Nicolò, Daniele e Massimo possono venire qua, Matteo. Sì, praticamente sono collegato da un laboratorio di artigianato solidale, visto che me l'avete chiesto. Lavoriamo con diversi amici e ragazzi con diverse abilità, un'esperienza legata al progetto Policoro, che è un'impresa sociale del territorio che si chiama Oltre l'Arte, ha favorito, e con i ragazzi facciamo attività per la comunità. È un'esperienza significativa perché utilizziamo l'arte per fare aggregazione di comunità, passati così ti vedono. E che cosa facciamo? Lavoriamo la cartapesta e la terracotta e lo facciamo nell'ottica dell'ecologia integrale, quindi non solo sulla sostenibilità sociale e solidale, ma anche quella ambientale. Proviamo a ricavare gli scarti delle tipografie, delle falegnamerie per realizzare opere d'arte. Ciao ragazzi, complimenti, bravissimi! Ciao. Un saluto a tutti e grazie per la vostra accoglienza e sensibilità. Tra l'altro con questi grembiuli che mi mettono un sacco di allegria, mi hanno fatto venire voglia di fabbricare qualcosa. Bisogna proprio andarci a Matera, fra Italo. Molto volentieri. Ragazzi, allora grazie di cuore. Ciao. Grazie di cuore per essere stati. Grazie di cuore per essere stati con noi. Speriamo di rivedervi, di ritrovarvi presto. Intanto buon lavoro e grazie per il vostro bellissimo esempio. Ciao a tutti, ciao. Bene, fra Italo, siamo giunti al momento dei saluti e lasciamo alla celebrazione eucaristica presieduta oggi da Fra Pasquale Cianci e come sempre rinnoviamo il nostro appuntamento, diciamo comunque il nostro appuntamento con la sostenibilità che deve essere quotidiano all'avere sempre un occhio attento a quello che facciamo, mi raccomando. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.